Buonasera. Voilà. buonasera, buonasera sera. chef. Ciao. Ciao, come va? Tutto a posto, tutto a posto. Siamo puntualissimi, puntualissimi. quindi magari aspettiamo che si colleghino un po' di persone e magari ne approfittiamo per fare un po' di presentazioni. Quindi lo chef, lo conoscerete soprattutto se avete fatto il corso, è lo chef Eugenio Burr, chef patron del ristorante Burr a Milano, che ha fatto questo corso bellissimo sulla patata. Esatto. Se uno sì. pensa a un ingrediente così semplice. Un invece... ingrediente così semplice invece ha molteplici diciamo, preparazioni. Quanti... Ah, anche noi siamo, siamo stati succinti abbastanza. Siamo sulle basi, ecco, diciamo, sì, patate, sì, sì, sì. patate uno. Ci patate uno, potrebbe dei... esserci anche patate 2, patate 3, patate quattro. Non è... Potrebbero esserci vari sequel, diciamo. Ok, allora ci sono già alcune domande, quindi magari iniziamo già a scaldarci. Allora mettiamo così più grande lo chef, perfetto. Allora, partiamo dalla prima domanda di Roberta che chiede, mm. nelle lezioni lo chef ha parlato delle patate ratte, io non sì. ne ho mai sentito parlare e eh, non è facile trovarle, come si possono sostituire? Se Ma non ricordo possono... male noi le abbiamo utilizzate nel purè. Giusto? Le abbiamo utilizzate, esatto, le abbiamo utilizzate nel, nel purè, comunque vanno utilizzate patate vecchie. Patate a pasta, a pasta gialla vecchie, okay. non, non patate novelle. Okay. ok, quindi se uno non trova le patate ratte, però magari c'è un suggerimento: se uno magari le chiede al fruttivendolo, secondo me c'è il modo per, per ottenere. Sì, sono patate, sono, sono patate, di, sono patate francesi. Okay. Vengono tendenzialmente vendute dentro a delle cassettine di legno molto carine e sono, ci sono di diverse tipologie, ci sono patate ratte gialle, patate ratte rosse, patate ratte, quelle violette, eh, ce n'è di, di diverso tipo, però quelle utilizzate appunto per il purè come abbiamo fatto noi sono le, quelle classiche, le patate a pasta, a pasta gialla. Però, eh, ripeto, se non trovate le patate ratte, l'importante è che non prendete delle patate nuove, Okay. Perché le patate nuove tenderanno ad essere un po' collagenose e quindi quando c'è il passaggio tra il pelarle, che vanno rigorosamente pelate a caldo, quindi bisogna mh, fornirsi di un torcione, di, un, di uno straccio da cucina, prenderle in mano, come ho fatto a vedere, inciderle prima, così sarà più veloce sbucciarle. Passarle al, al pasta patate e poi passarle al setaccio fine. Questo è, è un, diciamo un, un passaggio importante che con delle patate nuove renderà la, la, la pasta di patata estremamente collosa. Ok, perfetto. Io posso dire avendole assaggiate, eh, che però vale la pena cercarle, secondo me. Sì, sì, ma è vale, veramente quella, vale quel vale la pena il, cercare. Il più, devo dire. Allora, ci scrivono in realtà, non qua, ma in privato, ehm, se c'è una regola per salare le patate nelle varie preparazioni se c'è un qualche un'indicazione generale oppure se ovviamente la preparazione. allora la preparazione. come co, allora come sappiamo tutti la percezione del sale è una percezione abbastanza soggettiva eh, il sale va utilizzato perché il sale comunque sia nella fase di cottura come per dire nel gratendo finois dove abbiamo fatto abbiamo pelato le patate abbiamo fatto mh, le lamelle di patata e fatto il gratin a crudo e poi messo a cotto. Comunque la patata va salata su ogni strato, okay. non, in maniera, non in maniera eccessiva, ma va salata in ogni strato perché? perché durante la cottura, comunque il sale fa in modo che la patata rilasci la sua acqua e anche il suo amido, per fare in modo che poi il risultato finale sia di un, un gratin che stia in piedi e che stia bello Sostenuto. bello incollato l'uno con l'altro eh, le patate fritte si sì, salano sempre dopo la frittura quindi okay. la presenza del sale prima non è assolutamente eh, necessaria per il purè ripeto eh, il sale va, il sale grosso durante la cottura della patata e poi va regolato di sale mentre, mentre si fa. Il rösti, uguale, idem con patate, va salato, va salato. Eh... Quindi è, allora, è un'area. Un regola... Il famoso sale quanto basta. In realtà è una questione anche abbastanza visiva, cioè in base alla quantità di prodotto che si fa, eh, è ovvio che se fai, come eh, il, ah, sempre tornando al discorso, anche le patate al forno, se fai due patate, basterà, basterà un pizzico di sale, nel senso il sale che in, in maniera normale... Eh, ricopre il pezzo di patata è tendenzialmente il sale giusto. Se uno pensa quando si fa quando si mette il sale su un pezzetto di carne, okay. quella spolverata di sale che si mette sulla carne dopo averla fatta la griglia, sulla fetta di carne dopo averla fatta la griglia, è quella necessaria per, per, salare, per salare la carne. Eh, con le patate al forno è uguale. Le patate eh, al beh, forno una superficie hai, che dobbiamo quando hai, eh, esatto, esatto, quando hai la teglia con tutte le patate tagliate, belle condite con le erbe e tutto, vai a dare una spolverata di sale che più o meno va a insaporire ogni, ogni pezzettino di patata, ma non deve essere una chilata di sale perché certo. sennò. Deve essere perfetto. il giusto. Il giusto compromesso, perfetto. Però è una, allora. cosa, è una cosa abbastanza visiva. Eh? Ecco, cioè, cioè allora, proprio sulla parlo, superficie del, da coprire. Ovviamente parlo da professionista e parlo da uno che lo fa da, da, da una vita, diciamo, di salare le cose. Però è tendenzialmente una cosa anche abbastanza visiva, la, 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 la quantità di sale. Forse magari per chi non lo fa sempre, anche il capire quanto sale mettere, magari non è sempre, cioè può sembrare una domanda, magari per chi lo fa sempre, un po'. Così no, 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 ma, parlare, la, invece, eh. ma la, la tengo, la, è una domanda che è assolutamente è eh, una domanda assolutamente da fare, perché a volte basta una risposta, una risposta come, come vi ho dato io, cioè nel senso quello che è il, il vostro grado di sale, lo applicate sul condimento, è un'equazione un abbastanza semplice. Cioè quello che vedete è quello che, è quello che poi date. Che, e che poi mangiate. Che poi ricevete in cambio, diciamo, come sapore. Certo, perfetto. Qua dicono che se l'annotano. Allora, iniziamo e andiamo con ordine. Visto che abbiamo parlato di purè. Eh, ci chiedono qual è la consistenza che deve avere il purè. Il purè deve avere un po' la consistenza che mm, non deve essere estremamente morbido. Okay. Difatti, la difficoltà del purè è proprio quella del, dell'inglobare il burro e il, il latte. Il latte diciamo, è il minor diciamo, dei problemi, perché quando abbiamo la pasta, chiamiamola pasta di patate, quindi le patate bollite eh, e passate al setaccio, il latte serve un attimino a fare in modo che il, ehm, la massa della patata appunto, risulti un pochino più, eh, più liquida. Il fatto di inglobare il burro, per quello che il burro va messo a piccoli pezzi e man mano che si scioglie sul fuoco a fuoco estremamente basso perché non deve arrivare a un calore troppo alto perché è una sorta il purè è una sorta di mantecatura ora perdonatemi l'abbinamento la, la, eh, con una cosa che non c'entra niente che è il risotto e il risotto non lo si manteca sul fuoco e il risotto lo si manteca fuori dal fuoco il purè è praticamente uguale le patate devono essere molto calde, il latte che viene messo dentro deve essere Le patate devono essere molto calde perché devono essere il processo di del fatto che vengono pelate, passate allo schiacciapatate e passate al setaccio deve essere estremamente veloce. Veloce. Quindi la massa è ancora calda. Il latte deve essere molto caldo e il burro deve essere eh, fuori dal frigo tagliato a cubetti, ma non essere sciolto. E si deve cominciare a girare eh, con il cucchiaio di buona lena e fare in modo che questo si inglobi con, con il purè. E poi il purè, quando lo si scalda, non, non deve essere riscaldato troppo. Okay. Deve avere una temperatura intorno ai 60-65 gradi, non di più, perché se no il purè, se no il burro fuoriesce dalla patata. Ok quindi non, non riscaldare troppo, Uno magari pensa di doverlo servire anche mangiare Inca, incandescente eh, no, sbagliato. no un, un, purè, un purè fatto bene, un purè con la giusta quantità di burro che lo rende particolarmente goloso si può scaldare perché comunque a 65 70 gradi è comunque è caldissimo caldo, certo. però non va, non va assolutamente portato oltre quella temperatura lì se no si separa quello che abbiamo fatto. Ok, perfetto. Allora, Nikla chiede se è vero che per non fare germogliare le patate basta mettere una mela tra di loro. È vero o è una leggenda metropolitana? Allora, le, le mele in realtà fanno maturare le cose. Quindi, forse lo fanno anche con le, le patate. Bata... Le patate vanno tenute al buio. Ok. Le patate vanno tenute al buio e non in frigo. E in un luogo asciutto, immagino. Se in, un luogo, in, la... un luogo, in un luogo estremamente asciutto, al buio: la cosa fondamentale. Le patate non devono vedere la luce, e mh, non devono stare assolutamente in frigo perché il frigo sviluppa umidità. Quindi Nikla, le mele, eh, metti le patate al buio e vedrai che le mele non, non servono. Allora, Claudio invece chiede, nel caso in cui nelle varie ricette si usi un burro senza lattosio oppure chiarificato, le dosi di burro rimangono le stesse? Sì, 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 assolutamente sì. Rimangono le stesse, ovviamente ci sarà un, una leggera modifica. Sarà un attimino diverso il, il sapore, sarà un po' più leggero. Ok. Allora, Alfonso invece ci chiede: eh, Buonasera, per fare i crocchetti di patate, che tipo di patate si utilizzano per evitare che si spacchino in cottura e qual è il procedimento corretto? Grazie. Beh, il croquet di patate, anche lì ci vuole una patata che eh, non sia troppo, mh, troppo collosa. Okay. Ci vuole una patata che abbia tendenzialmente una patata pasta gialla. Si fanno anche lì le patate bollite, si condiscono, si perano, si, si schiacciano, si, si, mh, si condiscono come si vuole. Eh, si fa la croquet, la forma, diciamo, della, della crocchetta di patate. Farina, uovo, pangrattato, grattato, alcuni solo farina, però tendenzialmente tende a rompersi. Se si vuole una, una panatura perfetta, meglio fare l'impasto fatto come si vuole: si può mettere dentro un pochino di formaggio, si possono mettere dentro un trito di erbe, eh, si fa appunto la forma della crocchetta. Si passa un attimo nella farina, si passa nell'uovo nell sbattuto bene. L'uovo sbattuto bene, quindi completamente amalgamate entrambe le membrane, sia quella del tuorlo che quella dell'albume, e poi in un, in un pan grattato e poi si, si friggono. Okay. Quindi può essere che il problema di Alfonso che si spaccano in cottura sia più magari della panatura che della, della tipologia di patata? Eh beh sì. Quasi, quasi sicuramente, nel senso una, una crocchetta tendenzialmente di patata deve, essere, deve avere comunque sempre una, una panatura che la mantenga abbastanza stabile e poi all'interno se si fa per dire soltanto passato nella farina che è quella che la rende veramente più, tra virgolette, più debole se la crocchetta di suo ha un, un condimento a base di formaggio e quindi lo tende a tenerlo insieme, è già diventa un pochino più, più semplice, se no la panatura classica è, è perfetta. Ok, perfetto. Quindi Alfonso speriamo di averti aiutato. Alessandro invece chiede, lessare le patate a fette prima di infornarle aiuta davvero a renderle più croccanti? No, accorcia i tempi. Ok, quindi per la prima croccantezza... Accorcia, 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 accorcia i tempi di, di realizzazione del, del, del procedimento, diciamo, delle patate al forno, okay. uh, ma non le, rende, non le rende più croccanti. Il fatto della, della croccantezza lo dà la tipologia di patata, lo dà la temperatura e il fatto che comunque le patate al forno ogni tanto vanno mosse nel senso non è che vanno lasciate sempre ferme perché ovviamente lasciandole ferme e avendo comunque un tempo di realizzazione che non è bassissimo la, la, de, parlo della patata al forno classica quindi da cruda hai questo hai questo problema che a un certo punto la massa di patate che sono nella teglia cuociono sì, tutte, però quelle che stanno a contatto con il calore sono soltanto quelle che guardano verso l'alto del forno. Quelle che stanno sul basso, sulla parte bassa del forno tendono, soprattutto se sono tanto ammassate, poi anche quello è, una quantità, è un rapporto tra quantità di patata e dove tu la vuoi cuocere. Le patate devono essere tendenzialmente... Devono ricoprire la base della teglia, non devono essere accavallate l'una sull'altra, perché se vengono accavallate l'una sull'altra, ovviamente si trasmettono umidità l'una con l'altra. E il momento che si cauterizzano, e che è dovuta alla cottura in forno, e al fatto che comunque devono essere unte, quindi vanno mescolate bene. Mm, ci sono varie cose che rendono a volte delle preparazioni molto semplici poi non realizzate non realizzate al meglio le patate vanno condite con l'olio e vanno eh, bene nel senso che ogni lato del cubetto di patata che tu hai fatto deve essere unto infatti Perché come se abbiamo fatto vedere nel, nel corso sono state condite in una ciotola molto bene non è stato messo il, non, filo il, sopra. il filo d'olio filo d'olio, lì non è una, una questione di quanto se ne usa o, o l'utilizzo di un grasso in funzione della, della realizzazione di una ricetta deve essere proporzionato. Non ci devono essere due dita di olio nella, nella teglia, ma anche lì a livello visivo uno deve guardare e deve dire Ok le patate che sto per mettere nella teglia sono tutte unte unte nel senso non di bisunte però Ma so sono, le sono, sono, sono leggermente ricoperte di olio da ogni parte quando poi vengono stese sul, sulla teglia con la carta forno essere ben distribuite e non essere accavallate una sopra l'altra perché sennò fa quell'effetto un attimo bollito sì, un po' lessato, sì, eh, ovviamente non sono croccanti. Perfetto. Allora, qui visto che si parlava di patate, c'è un'altra domanda proprio sulle patate arrosto: quale tipo di patate per fare arrosto? Anche qui c'è la questione sbollentatura, quindi si chiede se vanno sbollentate prima o vanno lavate per far perdere l'amido. Le patate vanno lavate sempre. Le patate stanno nella terra. Le patate stanno nella terra dove crescono benissimo e dove è giusto che stiano, ma le patate vanno lavate prima di sbucciarle. Non dopo averle sbucciate. Perché il pela patate, che è una lama, se la patata non è pulita, fa in modo che tirando, facendo quell'effetto per sbucciarla, tu vai a schiacciare la terra dentro alla patata, che è una struttura porosa. La patata è estremamente... Ma tanto le lavo dopo? No, le non patate, le pat le patate vanno, lavate bene, vanno lavate bene prima e vanno lavate soltanto quando vengono utilizzate, perché sennò... no... Ehm, cioè non è che comprate le patate, le lavate, le mettete, le mettete via, perché quello le farà andare a male in tre secondi. Però quando si prendono le patate per fare una preparazione, prima si lavano le patate, poi si, si pelano e si condiscono. Per le patate al forno, in realtà, va bene un po' tante tipologie di patate. Va bene anche la patata bianca, va bene la patata rossa, va bene la patata gialla, vanno bene patate grandi, vanno bene le patate piccole magari lasciate con la buccia okay. ci sono anche nel, nel, nella, nella ricetta stessa della patata al forno quella che vi abbiamo fatto vedere noi è quella con quel tipo di patata però non è, non è che non si possono fare anche altri tipi di patate anche le patate dolci al forno sono buonissime che è uno dei piatti forti di mia moglie e le patate al forno dolci sono estremamente buone eh, le patate violette ci mettono un casino a cuocere perché sono particolarmente dure, però sono molto buone. E si possono fare anche con la buccia, quindi tipo le patate ratte, ehm, le patate un pochino più allungate che sono tutte... Eh, si possono tagliare a fette, a fette, a rondelle, ma anche quelle belle condite, sale, pepe, odori, eh, spezie, ce ne variabili, ce ne mille. Infinite. Sempre Alessandro chiede come friggerle per farle croccanti. Noi abbiamo dato nel corso una bella variante per fare delle super patate fritte, quindi magari Alessandro, non allora, ve la sei ancora le la vista però... Le, pata le, vale pata le, le patate vanno tagliate, vanno lasciate in acqua almeno un'ora. Almeno un'ora, un un'ora e mezza cambiando l'acqua. Devono rilasciare praticamente più amido possibile. Vanno fritte la prima volta, andrebbero asciugate bene, congelate e fritte la seconda volta. Questo ti darà una patatina estremamente croccante. noi poi nel corso lo chef ha fatto una doppia frittura addirittura cambiando tipologia di grasso quindi era stata fatta sì. una prima frittura in olio mi ricordo in, in, olio, in olio normale mio... e poi l'altra con, con lo strutto bovino quindi proprio per sì sì sono ancora... le, tipiche, le tipiche patatine che vengono fatte a, al mio paese in Olanda, in Belgio allora Qua chiedono, eh, ne, ne approfittano spudoratamente per chiedere patate il lunedì sera e parte bene la settimana. Ricettina per questa sera, quindi una ricettina extra oltre a tutte quelle che sono nel corso? Bah, una ricettina facile, facile, prendete delle belle patate sempre a pasta gialla, le bollite, le pelate eh, e le tagliate a cubetti, a cubettoni. Eh, un cucchiaio in una bull, mettete un cucchiaio di senape, eh, un mm, cucchiaio da tè, da, da caffè, di senape. Mettete un cucchiaio da minestra, anche due dipende poi ovviamente dalla quantità, però io faccio una proporzione, quindi un cucchiaio da caffè di senape, un cucchiaio da minestra di, di yogurt, di yogurt greco, quindi yogurt estremamente neutro e anche un pochino leggermente acido, un bel trito di erba cipollina e aneto, pepe nero. E fate questa salsa molto leggera, fredda da mettere sopra le patate bollite a cubettoni tiepido calde. Bomba. Stavo mentalmente eh, ripercorrendo, sono tutti gli ingredienti in frigo per eh, a metterla subito in pratica. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Mi raccomando, non siate timidi, è questo il momento. Se no, io ne approfitto, a parte ringraziano. Alessandro dice che seguirà sicuramente il corso. Vedrai Alessandro, Grazie. non te ne pentirai. Allora ne approfitto io per fare una domanda perché io ogni tanto ho sentito parlare di purè montato. Ma esiste? Cioè tipo l'unicorno? È una cosa che si fa? Oppure me l'hanno venduto come purè montato ma in realtà era un purè normalissimo? Il purè è montato: il purè è montato con il burro. È per quello, okay. che, avviene dal, è per quello che avviene fuori dal fuoco. Però ecco, il montato è solo quel procedimento, non è che viene sì, sì, montato sì, sì. con delle fruste. Ecco. Mm, sarebbe una, diciamo abbastanza una, una, novità anche, una novità anche per me. <ride> anche perché ha una struttura che difficilmente può incorporare dell'aria. No, infatti mi, mi sembrava strano, però me l'hanno spacciato come pure montato, e quindi ho detto mi è sempre no, no, rimasto pure, questo il, dubbio. Il, è un, è un tecnicismo che si dice per, per fare il pureccio, nel senso è montato al burro. Ok, quindi era quel procedimento del, del corso che... Sì, 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 da me... Di, di, dire montato rende più... Però è è an anche, più perché anche perché l'unica cosa che può incorporare aria è il burro. Eh, quindi però non ce dal è momento... veramente tanto... Es esatto... <ride> E, e soprattutto deve avere, una, deve avere una temperatura fredda, perché non è tecnicamente impossibile montare qualcosa a caldo a, caldo, a parte se si utilizzano le uova, però anche lì è una cosa. Di fatti ci sono. La Bernese è una, è una salsa calda. Ehm, mm. Però è, è, una, è una maionese calda okay. ed è l'unione. Di un grasso e di un liquido, la patata non ha niente di liquido, la patata oltretutto è, è, è bollita e eh. bollita in un certo modo: nel senso, è una massa per la quale dal momento che tu lo vuoi montare, lo devi per forza raffreddare perché eh. se lo monti e lo, e lo, e lo riscaldi, la patata Acqua rifiuta no, no, la patata rigetta automaticamente il burro. Certo, quindi era solo un modo poetico forse per, per descriverlo. Sì, sì. Se allora... no, è, una, è, è banalmente una cosa che non conosco. <ride> potrebbe essere. Allora, Costi eh, chiede: Visto che si parla di patate al forno, avrei una domanda. Ho sentito che è meglio lasciarli con la buccia, grazie. È vero? Meno... Eh, no, n no, eh, però è veramente una questione di gusti. È veramente una questione di gusti, nel senso sicuramente con la buccia eh, mh, sicuramente viene ancora più facile renderle croccanti perché la buccia è comunque una membrana esterna che della patata, che è molto, molto è abbastanza sottile, e aiuta a rendere la patata, la patata croccante in particolar modo nella zona dove c'è il pezzo di buccia. Eh, ripeto lavate bene le patate ovviamente stanno arrivando un po di domande sugli gnocchi tipo quale tipo di patata e di patate ideale per gnocchi? Grazie patata al... gialla vecchia patata gialla vecchia Alfonso sempre sugli gnocchi chiede per gli gnocchi di patate vanno bene quelle a pasta gialla? ho okay. detto sì in che percentuale rispetto alla farina qualcuno le passa sul fuoco dopo bollite e schiacciate insieme alla farina. Grazie. Oddio mio, no. Allora, la patata anche lì. La patata per lo gnocco sarebbe perfetto cuocerla al sale. Nel senso, prendi le patate, le metti in una teglia, metti il sale grosso, ci metti le patate dentro, ricopri di sale grosso e le cuoci a 165 gradi per beh, ah. una quarantina di minuti, 35, 40, 45 minuti. Comunque, con uno spillo, con uno stuzzicadenti, si buca e si sente che la patata è cotta. Tiri via la patata, la peli, la schiaccia al al, al, al patate con la schiaccia al patate. metti un ovetto. E metti un cucchiaio di farina due cucchiai di farina su 3 4 patate su 3 4 patate un cucchiaio da minestra di farina basta e avanza e un uovo due uova basta e avanza i gnocchi devono essere morbidi e anche lì devono essere l'impasto eh, deve essere fatto subito ok con le patate cioè, calde quindi No, con le patate che non devono essere calde, le patate, perché se no la farina cuoce. Ok. E' quello è il problema. La patata deve essere praticamente non fredda da frigo, mm. mai fredda da frigo. Deve essere fatta um, stemperare. Una volta che è stemperata si uniscono le uova che se no cuocerebbero. Ok è la farina, che se no comincia il suo processo di cottura. Mentre il processo di cottura deve avvenire quando tu, dopo aver fatto lo gnocco, come la pasta, lo butti nell'acqua bollente. Certo. Quindi Alfonso, speriamo di averti aiutato. Allora, Francesco chiede eh, una cosa un po' tecnica. Cosa accade alle patate se vengono bollite in una soluzione satura di sale, Dio mio, sono un cuoco, non sono un fisico o un chimico, eh, no, un chimico. <ride> eh, potrebbero non cuocere, non ho, non ho idea. Cambia qualcosa nella cottura se ci fosse, cioè se aumenta il sale che mettiamo in acqua, o è solo una questione di gusto? No, satura di sale e. Secondo me, forse non secondo... bolle nemmeno l'acqua. Secondo me non bolle neanche l'acqua. A dirla proprio così, con quelle quattro nozioni appunto di chimica, chimica. fisica, chimica fisica che ho, non, non bolle l'acqua. Quindi. Quindi, Francesco, no, non ci poniamo il problema. Alessandro, che si è incuriosito per gli gnocchi,. Chiede, ma cotte in forno, non bollite le patate? Meglio in forno. Ok. Meglio in forno, però anche bollite, se sono patate, le patate giuste, eh, vanno bene. In forno è proprio, sarebbe il massimo. Forse poi sono anche più saporiti gli gnocchi, forse bollite. È un sì, poi non devi aggiungere, ovviamente non va, non va aggiunto il sale. Eh, no, è una, lì è una questione proprio di ridurre al, 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 al minimo l'umidità presente okay. all'interno della patata. Per mettere poi meno farina possibile? Per poter mettere meno farina possibile, esatto. Ok. Allora, Claudio, che deve aver seguito il corso perché si vede che è preparato, dice, sì, vero chef, però lo strutto bovino a casa è un po' ostico. Rifriggere ancora in olio è così grave, quindi la seconda: frittura no, si può no, fare no, anche no. Sì, olio. sì, sì assolutamente. Basta cambiare le due temperature dell'olio, la prima che è a 165 l'altra che è a 180. Perfetto. Alessandro chiede eh, accorgimenti per il gatto, un po' vaga però da, da... un... se c'è un segreto speciale. Sempre patata, sempre patata che non si sgretoli, quindi sempre patata vecchia. Ehm, bollita, si unge bene la teglia, si passa al pangrattato. Prima si mette il, lo strato di, di patata, chiamiamola a, a piscina, si riempie in mezzo come si vuole. Con, con il ragù e i piselli piuttosto che strati di, di mozzarella e prosciutto, dipende come la si vuole fare il condimento. Altra patata, altro strato, altro, altra patata, compattando sempre abbastanza bene, però, la cosa fondamentale è fare un, um, ungere la teglia e passarla con il, um, con il pangrattato, bene. bene, sia alla base che tutti i lati tutto e poi cominciare il riempimento della teglia con, con le patate che vanno messe vanno pressate vanno pressate bene, poi il condimento al lato ci deve essere sempre la patata non deve mai uscire il condimento da nessuna parte, cioè esteriormente se voi doveste guardare il gatto senza eh, senza la teglia dovrebbe essere tutto pangrattato e patate poi il condimento all'interno è ben nascosto è nascosto e anche lì come tutte le cose a strati non va mangiato immediatamente appena tirato fuori dal forno va lasciato riposare e si, gli si fa fare la sua cottura ci si prepara un foglio di carta stagnola si mette quando la teglia esce dal forno si mette la carta stagnola sopra e la si lascia lì almeno per mezz'ora 40 minuti tanto fredda non diventa e poi si taglia e si forma ok o si sforma e si taglia, ripeto. Alessandro chiede se per il gatto sono bollite le patate. Prima sì, sì sì, non è un roasty. Perfetto. Allora Alfonso, che va al lato più pratico, chiede se si possono cucinare anche nel microonde. Magari forse sì, sì. per accorciare un po' i tempi. Per accorciare i tempi si cucinano tranquillamente nel microonde, si devono avvolgere una, si devono lavare le patate. Ci tengo tantissimo io a sta roba. Eh no, si devono lavare le patate con la buccia, avvolgerle nella pellicola, nel film, la pellicola trasparente e si mettono nel nel forno a microonde a 900 Anche lì, eh, sì, anche lì bisogna vedere un attimino il, eh, la potenza del microonde, quante patate si mettono dentro, ma tendenzialmente in, eh, in 10-12 minuti, 14 minuti si cuociono. Allora, e non se vanno in piccole patate. Non va patate no, ah, assolutamente okay. no. È per quello che vengono a volte nel, nella pellicola. Okay. Okay. Perché praticamente il microonde che cosa fa? Mentre i forni normali cuociono dall'esterno verso l'interno, il microonde che cosa fa? Sviluppa la sua potenza dal centro verso l'esterno. Quindi se tu se ha un, un qualcosa che disperde il calore, ci metterà molto più tempo. Se il calore viene inglobato Resta lì. E, per e, per e quindi è per quello che si mette la, la pellicola perché i cibi quando si riscaldano si mettono coperti dentro dei tupperware fatti apposta per il microonde per fare in modo che si scaldino bene che abbiano una buona un buon riscaldamento e un corretto riscaldamento perfetto quindi Alfonso, con 10-15 minuti di microonde, te la cade. Sì, anche eh, dipende, veramente dipende certo, dalla grandezza delle patate, di quante patate ci metti, è una roba un po' complessa. Perfetto. Allora, guardiamo se ci sono ultime domande, che sono gli ultimi minuti di diretta, quindi approfittatene ora se. Avete qualche dubbio se volete chiedere delle informazioni allo chef? Allora, Costi dice che a Tenerife ha mangiato delle patate buonissime, vengono bollite intere con tanto sale, mm -hmm. sono patate di Tenerife di montagna. Che, di che tipo di patate posso usare qui per avvicinarmi allo stesso risultato? Ah, bella domanda. Eh, tendenzialmente patate di montagna che non sono tanto grandi. Le patate di montagna eh, hanno questa particolarità di, eh, di non essere gigantesche e sono patate abbastanza piccole, quindi hanno poi crescendo ad altitudini di un certo, di un certo tipo, eh, concentrano molto il loro sapore, tendenzialmente una patata, una patata di montagna. Okay. quelle che hanno dicitura patate di montagna. Che quindi, si trovano abbastanza, abbastanza facilmente, nel, soprattutto in, in Nord Italia. Quindi, anche senza andare a Tenerife, Costi, eh, riesci a rifare le, le patate. Perfetto, allora non ci sono altre domande, vedo. Quindi, se lo chef vuole dare qualche ultimo suggerimento, consiglio, questo è il momento, altrimenti poi c'è sempre il corso dove comunque ci sono. Cinque belle ricette da provare a base di patate. Quindi vi potete sbizzarrire. In Sicilia dicevano sempre che chi mangia patate non muore mai, ve lo dico anch'io perché <ride> eh, io sono oltretutto anche mezzo olandese, quindi noi siamo dei folli mangiatori di patate. Le patate fanno bene, costano poco, che non è da è sottovalutare. poco in, que in questo momento. Sono veramente veramente. Si possono fare in mille modi. Si possono fare in mille modi, si possono aromatizzare in mille modi. Sono estremamente digeribili. Non mangiate mai le patate crude. Che è la cosa più indigeribile, fa malissimo ed è al limite del pericoloso. Non mangiate patate crude, eh, in nessun modo, non fatevi convincere da nessuno, è una balla cosmica. Eh, e ripeto, sbizzarritevi perché è una base. Voi immaginatela, siamo italiani. Voi immaginatela come una valida alternativa al, alla pasta. La patata è estremamente, estremamente utilizzabile in mille modi, in mille modi, con mille, con, con, con mille condimenti. Se siete amanti del pesce, la patata va d'accordo col pesce. Se siete amanti della carne, la patata va d'accordo con la carne amanti delle verdure ma d'accordo con le verdure la patata va d'accordo veramente veramente con tutto con i formaggi con i latticini adesso anche con i formaggi che non, non contengono lattosio che non sono fatti con, eh, con proteine animali sono assolutamente perfette la patata è un dà un sacco di, di nutrimento ehm, rende la tavola ricca è ottima è una base di partenza ma è anche è una, una base di partenza un elemento che già da sì. solo è estremamente estremamente buono C'è cioè, le famose patate schiacciate con un filo d'olio sale sì, e pepe sale. sono, una, sono già vero. una cosa una cosa estremamente buona quindi Patate, patate per tutti. Spero che la diretta sia stata utile. Se poi insomma, ci saranno altre domande, le potete scrivere su accademia.tv e noi avremo modo di rispondere, di rigirarle allo chef. Grazie mille allo chef per la disponibilità e per aver risposto Grazie a tutte domande. E, e ci e mancherebbe. Ancora complimenti perché il corso è veramente. Molto, molto bello. Io ho già fatto almeno due ricette. Una è venuta meno bene, ma per colpa mia, quindi. Deve, deve rifarla. Si, deve si, la riprovare. La rifaccio sicuramente. Grazie mille. Grazie a voi. Una buona, un buon lunedì sera e buona cena. Buona cena, arrivederci a tutti. Grazie. 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 thank you